Bentornati su tecnologici.net, io sono Federico e oggi parliamo della Action Cam di casa Aoki. Quindi oggi vi vogliamo dire tre motivi per cui vale la pena acquistare questa Aoki e tre motivi per cui non vale la pena acquistarla. Cominciamo subito dai motivi per cui vale la pena acquistarla. Come detto, sono tre: il display, la compatibilità con gli accessori della GoPro e la qualità video. Partendo dal display, il display è un'unità di queste dimensioni, un'unità che non è specificato da quanti pollici sia, ma come potete vedere è abbastanza visibile. È molto utile per le inquadrature, è molto utile per gestire i menu e per rivedere anche le immagini che avete appena scattato o i video che avete appena girato. Ci è piaciuto molto, soprattutto perché è ben visibile anche sotto la luce diretta del sole. Noi abbiamo applicato una piccola pellicola, ma anche con la pellicola applicata si vede veramente molto bene, cosa rara ovviamente su una action cam che punta a mantenere bassi i costi, perché come vedrete sul sito il costo è veramente molto basso, inferiore ai 70 euro. Ci è piaciuto molto anche come vengono visualizzate le informazioni sul display e come si gestiscono i menu, sia per decidere ovviamente tutte le impostazioni inerenti i video e le foto, sia le impostazioni inerenti la fotocamera, ad esempio l'auto off del display dopo un tot di minuti, perché è anche possibile che voi vogliate semplicemente fissare l'inquadratura, ad esempio su una bici o sul vostro casco, e poi una volta fissata volete ovviamente spegnere il display per guadagnare qualche minuto di batteria. Il secondo aspetto che ci è piaciuto molto è la compatibilità con gli accessori GoPro. In questo secondo punto includiamo ovviamente tutti quelli inclusi anche in confezione, e in più quelli che potrete andare ad acquistare successivamente grazie alla compatibilità appunto con il marchio GoPro, che è oggettivamente il più famoso e il più diffuso anche online. Persino la batteria di questa Aoki è compatibile con quelle GoPro. Poi vi lasciamo ovviamente il codice della batteria sul sito per poterla riacquistare nel caso vogliate ovviamente una batteria di riserva. È molto interessante questa compatibilità perché voi non dovrete fare altro che trovare gli accessori anche non originali GoPro con i classici tre attacchi, quindi con le due linguette sulla fotocamera e con le tre linguette sull'attacco, e poter andare veramente a sbizzarrirvi sugli accessori da comprare. In confezione trovate però già un sacco di roba: trovate lo scafandro impermeabile fino a 30 metri, o meglio impermeabile fino a 60 metri, operativo fino a 30, quindi voi non potrete schiacciare i tasti oltre i 30 metri, ma comunque vi terrà l'acqua fuori dalla fotocamera fino a 60 metri. Trovate il supporto da treppiedi all'interno sempre della confezione, perché qui sotto non è presente, ma c'è un piccolo case esterno, un piccolo bumper con l'attacco a vite. Troverete poi numerosissimi attacchi, tra cui l'attacco da manubrio, l'attacco con adesivo della 3M, l'attacco con un pad antiattrito da mettere sul casco, con le fascette anche con o senza stretch, con cui appunto stringere questo attacco antiattrito intorno al casco. Insomma, troverete una serie infinita di accessori che trovate elencati meglio sul sito, ma fidatevi, sono veramente, veramente molti. L'ultimo punto che ci ha soddisfatto è la qualità video. Anche se la stabilizzazione non è il massimo, per la cifra che costa questa Action Cam, secondo noi la qualità video è molto buona. È molto buona perché ha un rapido adattamento alle condizioni di luminosità, tralasciando i casi in cui ve la trovate nello scafandro, si crea condensa e in quei casi, come potete vedere nel video, ha veramente difficoltà, ma quello purtroppo accade in moltissimi casi e con moltissime Action Cam anche ben più costose. Sta di fatto che in caso di condensa il video diventa veramente molto brutto, come potete vedere, ma senza condensa, sia nello scafandro che fuori, le immagini sono molto buone. Anche la gestione della luce è abbastanza rapida e corretta. In notturna, ovviamente, il rumore video sale moltissimo, ma è normale vista la grandezza del sensore. Come vedete, in notturna abbiamo l'area illuminata che è abbastanza buona, appena sufficiente, mentre l'area scura è molto molto più rumorosa. Per quanto riguarda invece le cose che non ci sono piaciute di questa Action Cam, sono la qualità fotografica, la stabilizzazione del video e l'applicazione.
Nel primo caso la qualità fotografica è veramente scarsa. Il fattore di interpolazione secondo noi ha peggiorato solo le immagini che a 5 megapixel sarebbero state sicuramente superiori a quelle che tira fuori la Audi. Sono delle immagini molto impastate, senza dettaglio, sia in diurna che in notturna, quindi se cercate un action cam per fare foto, questa non fa il caso vostro. Il secondo fattore che non ci è piaciuto moltissimo è la stabilizzazione delle immagini. Le immagini sono molto buone, come detto, o meglio, i video sono molto buoni, come detto, ma la stabilizzazione in certi casi ondeggia veramente troppo e è soggetta a quel famoso problema chiamato rolling shutter, quindi la deformazione degli oggetti, sia in senso verticale che in senso orizzontale, che appunto è causata da una cattiva gestione da parte della stabilizzazione. È causata anche da altri fattori, ma nel nostro caso è causata appunto dalla stabilizzazione. Quell'effetto burroso che un po' distorce le immagini non avviene sempre, avviene specialmente con la sensibilità alta dello stabilizzatore, che in teoria dovrebbe migliorare la stabilità dell'immagine, invece purtroppo la peggiora un po'. Avviene specialmente in situazioni molto molto concitate, quindi in cui la fotocamera si muove moltissimo. In situazioni più stabili, come potete vedere dalle immagini, questo effetto gommoso non avviene. L'ultima cosa che non ci è piaciuta è l'applicazione, che è veramente inutile. Questa Aoki ha un tasto specifico per il wireless. Per attivarlo, il vostro smartphone si collegherà alla rete wireless di Aoki e si attiverà l'app. Fino qua tutto a posto, perché la connessione è stabile, il viewfinder funziona abbastanza bene una volta stabilizzatosi e la visualizzazione delle immagini avviene in modo corretto. Però non si può avviare né la registrazione video né scattare immagini, perché l'app crasha se si cerca di scattare video o scattare foto o avviare i video, e non sono riproducibili i video appena girati, mentre le immagini si possono riguardare. Ecco, probabilmente non mettere questa funzione wireless, ma magari aggiungere il 1080p a 60 frame, o magari curare un po' meglio alcuni aspetti della fotocamera, come detto la stabilizzazione, magari elaborare o affidarsi a un software o a un hardware che potesse gestire meglio la stabilizzazione, sarebbe stato un investimento migliore da parte di Oki, perché questo wireless diventa totalmente inutile. Se non si possono avviare le registrazioni né scattare le foto, ditemi voi a cosa serve avere il wifi in questa action cam. Quindi, per concludere, questi sono i pro e i contro di questa action cam di Oki. Vi ricordo di guardare sul sito perché trovate tutte le informazioni anche riguardante la batteria. Qui volevamo darvi solo un assaggio di questo prodotto. E per concludere, cosa ne pensiamo? Se volete un'action cam con tanti accessori, non volete una qualità audio, video e fotografica eccellente, non avete necessità dell'applicazione, quindi del viewfinder remoto, potete tranquillamente prendere, perché a 70 euro avete un pacchetto completo, con tanti accessori, potete espandere il parco accessori con quelli GoPro, il che è sempre ottimale, senza dover comprare adattatori strani o cose simili, perché avete tutto in confezione pronto per l'uso. Se invece cercate una qualità molto alta, necessitate del viewfinder perché magari volete fare delle inquadrature un po' più studiate, volete un'app molto performante e non vi interessa magari del display, non vi interessa di tanti di un parco accessori così vasto, ma volete semplicemente una action cam da mettere sul cavalletto o da portare in giro per fare qualche foto e qualche video, però con delle belle inquadrature e senza particolari accessori, appunto, non ve la consigliamo, perché sul mercato a queste cifre c'è di meglio. Per oggi è veramente tutto, vi ricordo di seguirci sui nostri social Facebook, Twitter, Google Plus e Instagram, dove pubblichiamo anche qualche anteprima. Un saluto da Federico per tecnologia.net.